realizzando che la legge è immutabile, sapendo che su di essa può contare con cieca fiducia. Egli si rivolge alla legge e sa che questa risponderà. Egli fa appello alla legge e confida che questa giudicherà. Dunque non vi è in lui nessuna traccia di indecisione, nessuna ombra di dubbio. Le sue elargizioni di oggi costituiranno il suo raccolto di domani, ed ogni grano da lui seminato è seminato con l'assoluta certezza che il seme porterà i frutti della sua specie, che quello e nient'altro che quello gli sarà restituito nei giorni futuri. Dunque non vi è alcuna fretta nel suo lavoro, alcuna impazienza nelle sue azioni. Se il frutto non è ancora maturo, può aspettare ad essere raccolto. Se il seme non è germogliato, può aspettare a crescere. Egli sa che la legge alla quale si è dato è tanto immutabile quanto buona, che la legge agirà a tempo debito e che questo tempo è quanto occorre a lui e al mondo. E così, come ho detto, egli comincia col materiale di cui dispone, contentandosene perché esso è ciò che la legge gli ha procurato dal suo passato. Se ne accontenta perché è con esso che deve fare il suo lavoro, con esso e con nient'altro. E sia questo materiale tanto poco, sia esso povero e meschino, oppure ricco ed importante, egli lo prende e comincia il suo lavoro sapendo che per quanto misero esso sia al presente, non esiste nessun limite alla ricchezza alla quale può essere portato, sapendo che per quanto poco egli abbia oggi, non vi è limite nell'abbondanza che può raggiungere negli anni futuri. Sa che deve riuscire. Non si tratta di eventualità, ma di certezza, non di azzardo, ma di solida realtà. La legge deve restituire l'equivalente di ciò che è stato dato, ed anche se egli ha dato poco, quel poco gli sarà restituito, e di ciò egli si servirà per costruire nel futuro, aggiungendo sempre qualcosa a quanto ha già, elevandosi sempre un po' più in alto ad ogni acquisizione, ad ogni nuova riuscita. Già sappiamo qualcosa del modo in cui egli dovrà costruire. Sappiamo che dovrà cominciare coi buoni pensieri e abbiamo studiato il controllo del pensiero necessario affinché la scelta del buono possa essere fatta e il male respinto, lavorando costantemente al controllo del pensiero e conoscendone le condizioni, comprendendo le leggi secondo le quali i pensieri sono generati e come questi agiscano nel mondo e reagiscano sui loro generatori. Egli si trova ora nella condizione di scegliere definitivamente il buono per la formazione del suo carattere. E questo stadio, di giusto pensare, è uno dei primi passi da lui fatti nell'attraversare la corte esterna. Innanzitutto perché il suo giusto pensare influisce sugli altri e il principale scopo di tutti coloro che sono candidati al tempio sta nel servire gli altri. Cosicché, nella scelta dei suoi pensieri, nella selezione di quelli che egli genera, o permette alla sua coscienza di avvicinare, il primo movente sarà di considerare l'effetto che questi pensieri avranno sugli altri prima che su se stesso. Al di sopra di ogni altra cosa, ora egli è desideroso di servire e perciò, mentre sceglie i pensieri verso i quali rivolgere la sua energia, egli tiene conto della loro azione sul mondo esterno. In quale misura agiranno nel portare aiuto o forza o purezza. E nella grande corrente di pensieri che egli sa fare uscire dalla sua coscienza, comprendendo come agisce questa corrente, manderà i pensieri che sono utili agli altri, col proposito deliberato di servire veramente e di aiutare il mondo.
In secondo luogo, egli deve considerare la natura dei pensieri nei riguardi di se stesso, in qual modo essi reagiscono su di lui nella formazione del suo carattere, cosa che, come vedremo fra poco, è di vitale importanza, perché i pensieri sono veramente gli strumenti per mezzo dei quali il carattere si forma. E non soltanto per il modo in cui essi reagiscono sul carattere, ma anche perché mentre formano il carattere, trasformano questo in un magnete che attira altri pensieri. Così l'uomo viene ad essere un centro di attrazione di pensieri nobili ed elevati, e non più, speriamolo, di pensieri malsani. Egli farà deliberatamente nella sua coscienza un magnete per tutto ciò che è buono, e il male al suo contatto sarà annientato, come vedemmo già precedentemente, mentre tutto ciò che è buono entrerà nella sua coscienza per cogliervi nuovo nutrimento, acquistare nuova forza e nuova energia. I buoni pensieri degli altri che vengono in contatto con lui se ne ritorneranno fortificati da un nuovo impulso di vita. Ed egli agirà non soltanto come sorgente di aiuto per i pensieri che genera, ma anche come canali per quelli che riceve, che vivifica e trasmette. E questi serviranno alla formazione del carattere. Per cui, all'inizio del lavoro, questo giusto pensare avrà un'influenza predominante sulla sua mente. Egli costantemente sorveglierà i suoi pensieri, li vaglierà con cura rigorosa per impedire che nel santuario della sua coscienza nulla entri di offensivo, poiché se questo non è ben guardato, tutto il resto rimane aperto al nemico. È la cittadella stessa del castello e nel contempo la porta che dà accesso a tutto. E durante la formazione del carattere, egli imparerà, forse lo avrà già imparato, a sorvegliare le sue parole. Queste, per cominciare, debbono essere sincere, scrupolosamente ed accuratamente sincere, non della solita sincerità che si riscontra nel mondo, benché questa non sia cosa da disprezzare, ma di quella scrupolosa e severa sincerità che soprattutto è necessaria allo studioso di occultismo, sincerità di osservazione, di riferimento, di pensiero, di parola e di azione. Ove non abbia luogo questa ricerca della verità e questa ansiosa determinazione di diventare sincero, non esiste alcuna possibilità di riuscita in occultismo, il quale altrimenti diventa un pericolo. Non esiste allora altra possibilità che di fare una caduta profonda e terribile, proporzionata all'altezza alla quale lo studioso era arrivato. Per l'occultista, la sincerità costituisce ad un tempo la sua guida e la sua protezione. La sua guida, in quanto l'intima conoscenza gli permette di scegliere tra la strada giusta e quella sbagliata, il sentiero della mano destra anziché quello della sinistra. La sua protezione, in quanto che soltanto se avvolto in questa specie di scudo formato dalla verità, tutte le illusioni e gli incantesimi dei piani per i quali deve passare cadranno inermi ai suoi piedi. È nella pratica della verità, in pensiero, in parola e in azione, che a poco si sveglia quell'ultima comprensione spirituale che squarcia ogni velo formato dall'illusione, comprensione contro la quale non esiste più nella natura nessuna possibilità d'inganno. Ovunque sono stesi dei veli, ovunque nel mondo dell'illusione si trovano queste apparenze ingannevoli finché l'intima coscienza spirituale non riesca a penetrarle con visione diretta ed immutevole. L'unico mezzo per sviluppare la coscienza intima spirituale consiste nel radicare la verità nel proprio carattere, nel coltivare la verità nell'intelletto, nello sviluppare la verità nella coscienza. Senza di questo non vi è che fallimento, inevitabile confusione ed errore. Dunque, la parola innanzitutto deve essere sincera.
e poi anche cortese. Verità e cortesia non si oppongono, come troppo spesso siamo propensi a credere. E la parola non perde nulla in sincerità se nello stesso tempo è perfetta in fatto di gentilezza, cortesia e compassione. Più la parola è sincera e più deve essere gentile, perché nel cuore stesso di tutte le cose esiste verità unita a compassione. Dunque, la parola che riflette la più intima essenza dell'universo non può ferire senza causa nessun essere vivente o essere falsa, neppure con la più lieve ombra di sospetto. Sincera e gentile, dunque, la parola deve essere sincera, gentile e cortese. In ciò consiste l'austerità di parola, vera penitenza di parola, sacrificio che ogni aspirante deve offrire. Il giusto parlare e il giusto pensare inevitabilmente portano al giusto agire, come un corso d'acqua partito dalla sorgente deve pervenire alla sua foce, poiché l'azione è soltanto la manifestazione di ciò che è interno, e quando il pensiero è puro, quando la parola è sincera e dritta, anche le azioni inevitabilmente saranno nobili. Uscendo da tale dolce sorgente, l'acqua non può che avere un dolce decorso. Uscendo dal cuore e dal cervello, che sono stati purificati, necessariamente l'azione deve essere giusta e buona. E questa è la triplice corda con la quale l'aspirante è legato tanto all'umanità quanto al suo maestro, la triplice corda che in alcune grandi religioni sta a rappresentare il tipo del perfetto autocontrollo di pensiero, di parola e di azione. Questa è la triplice corda che lega l'uomo al servizio, che lega il discepolo ai piedi del suo maestro, la triplice corda che non può facilmente essere spezzata.